5 gennaio 1932. Nasce Umberto Eco, scrittore, filosofo, linguista, autore di fondamentali saggi, Opera aperta, Trattato di semiotica generale, i primi. Negli anni Ottanta, con due romanzi di grande successo, Il nome della rosa e Il pendolo di Foucault, si confermò uno degli intellettuali italiani più noti e stimati in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, per 25 anni nell'Ateneo bolognese, prima come docente di semiotica, poi alla direzione della Scuola Superiore di Studi Umanistici, fu pensatore originale in molti diversi ambiti e pioniere nell'interpretazione delle culture attraverso segni e simboli. Accademico dei Lincei, insignito cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel nuovo millennio pubblicò altri romanzi, come La misteriosa fiamma della regina Loana, volume illustrato dove il protagonista esce dallo stato di coma grazie ai libri d'infanzia, e come Il cimitero di Praga, che narra la rocambolesca storia di un viaggiatore falsario antisemita. Tra le raccolte di suoi scritti divulgativi, Come si fa una tesi di laurea, Storia della bellezza, Fenomenologia di Mike Bongiorno, Storia della bruttezza, Cattedrali, cavalieri, città. Morì a Milano il 19 febbraio 2016 a 84 anni.